spaventato, eh? Sei spaventato? De Sica attore, De Sica autore e regista di film. Una carriera artistica durata più di 50 anni. Estro dell'attore e creatività dell'autore, poesia e mestiere, rigore critico e buoni sentimenti sono mescolati inestricabilmente. Terrore, con la tua voce. Io il 13 novembre, quando stavo a Milano registrando uno spettacolo che si chiamava Le 7 della sera, e papà era a Parigi, era malato da tanto tempo, e mi ricordo che quel pomeriggio si registrava il Fiera 2 in un teatro che adesso non esiste più, della Rai. E mi è arrivata la telefonata di mia madre che mi disse: Cristiane, guarda che papà c'ha poco tempo, quindi come finisci di recitare prendi un aereo e vieni a Parigi, perché papà è morto a Parigi. E io mi ricordo che quel giorno ho fatto lo spettacolo come tutti i giorni, perché grazie a Dio il palcoscenico è una cosa che anestetizza il dolore. Tu entri in scena e ho cantato, ho fatto ridere, ho fatto buffone, e poi dopo, come è finito, chiaramente sono crollato, ho preso un aereo, sono arrivato a Parigi e c'era papà che stava a letto, sulla poltrona c'era mia mamma e un'infermiera che stava mettendo a posto la camera. E allora sono andato da papà e lui mi ha detto: come è andata? E ho cantato la canzone che ti piace a te, Monastero Santa Chiara. Ah, l'hai fatto col cappello sotto al lampione? Sì, ho fatto come mi hai detto tu. Senti, sai, adesso faccio quest'ultima cura e poi ce ne andiamo a Monte Carlo, perché ho chiamato Cesare, mi sono messo d'accordo, guarda, c'ho anche il vestito blu lì. E poi mi ha chiesto un whisky col ghiaccio, era una cosa stranissima, perché di solito lui beveva il vino, i superalcolici non li beveva mai. Allora gli hanno portato sto whisky col ghiaccio, ha preso un sorso e ha preso coraggio, si vede, perché noi fino a quel momento avevamo fatto finta. Io facevo finta di sapere che non era malato, lui faceva finta con me di non essere malato, ma tutti e due sapevamo che era una tragedia giapponese. Ha bevuto sto whisky, ha preso coraggio, mi ha detto: mi raccomando, stai vicino a mamma, perché mamma è più ragazzina di te. Emanuele, tuo fratello, sì, c'ha 2 anni di più, ma è un musicista, sai, i musicisti hanno le teste fra le nuvole. Mi raccomando, stagli vicino, dammi la parola. E guarda che bel culo che c'ha quell'infermiera. Mi voleva far ridere pure in quel momento. Ecco, papà era così. Il mondo dello spettacolo è in lutto per la morte di Vittorio De Sica, avvenuta ieri mattina in un ospedale di Parigi, dove il regista e attore era ricoverato da 3 giorni. De Sica, che aveva 73 anni, malgrado l'inesorabilità del male, il regista era tornato al lavoro e aveva realizzato il suo ultimo film, Il Viaggio, interpretato da Sophia Loren e Richard Burton. Io sono qui per un omaggio estremo al mio caro amico, al mio maestro e al mio caro Vittorio, che non vedrò più. De Sica aveva in programma di realizzare un altro film ispirato al famoso libro di Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli. È stato, potrei dire, nel campo cinematografico la mia vita stessa, non solo quantitativamente, perché 35 anni è nel cuore proprio della mia esistenza, sono già tutto, ma anche qualitativamente, perché mai come in questo momento posso dire che senza di lui, quel contributo che io credo di avere dato al suo fianco, non sarei riuscito a farlo. Accanto a Vittorio De Sica, al momento della morte, c'erano la moglie Maria Mercader e i 2 figli. La salma sarà trasportata domani sera a Roma, dove sabato si svolgeranno i funerali.